Vaccini, 5.000 posti ancora disponibili. Sono 3.000 i posti degli 8.000 messi a disposizione nel tardo pomeriggio di ieri dall'Ulss 5, già prenotati dagli over 40 polesani per la vaccinazione contro il Covid. I posti coprono il periodo fino al 4 agosto e sono basati sulla quantità di vaccini disponibili e sulle seconde dosi programmate. Alle 13 di oggi, a meno di 24 ore dall'apertura delle prenotazioni, rimangono ancora disponibili circa 5.000 posti. Dalla mezzanotte di oggi, tali posti saranno disponibili per tutte le persone sopra i 12 anni di età e dunque anche sotto i 40 anni. Un'altra vittima del Covid in Polesine. Il Polesine piange una nuova vittima del coronavirus. Una persona, infatti, è morta negli ospedali del Polesine, portando a 529 i decessi dovuti al Covid dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono 6 i nuovi positivi riscontrati con i tamponi nella nostra provincia. Di queste, 3 erano già in isolamento. Nello stesso tempo sono state 21 le guarigioni. Scendono dunque a 261 le persone attualmente positive in provincia, 339 quelle in isolamento domiciliare. Negli ospedali polesani restano 8 le persone ricoverate, una sola in terapia intensiva, nessuna positività nelle case di riposo. I tamponi effettuati da inizio epidemia sono stati 615.000. Uniti per affrontare le prove che abbiamo davanti! Abbiamo bisogno di energia positiva, l'Italia sta ripartendo e l'auspicio è che ben presto si possa tornare alla normalità. Restiamo uniti perché solo così si possono affrontare le difficili prove che la vita ci pone innanzi. Con queste parole il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, ha salutato questa mattina il 75esimo compleanno della Repubblica Italiana nella tradizionale cerimonia del 2 giugno in Piazza Vittorio. Con il sindaco anche il viceprefetto Rosa Correale, che ha passato in assegna i reparti schierati in piazza, di fronte a una piccola folla di cittadini che hanno assistito alla cerimonia nel rispetto delle disposizioni anticontagio, presenti come sempre anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. L'eroe del giorno, gesto distinto ma lo rifarei! Si è tolto le scarpe e in un lampo si è gettato nel Canal Bianco per salvare un ragazzino che stava rischiando di annegare. Lui è Pietro Spinello e l'altro ieri, 31 maggio, in zona Artessura, ad Adria, si è gettato nel fiume all'altezza del ponte Beniamino Gigli per trarre a riva un ragazzino. Il bimbo era in mezzo al canale, dove si era buttato per recuperare una sua scarpa. Poi però, sopraffatto dalla corrente, non riusciva più a raggiungere la riva e rischiava di annegare. Al ragazzino ho detto di non agitarsi e di restare tranquillo, così siamo riusciti a raggiungere la riva. Se ricapitasse, lo rifarei subito. Frutta, in Polesine raccolti dimezzati. Ci sono colture frutticole polesane che quest'anno non saranno presenti sul mercato. Non è un'esagerazione, ma l'andamento climatico anomalo di quest'anno ha dimezzato, se non in alcuni casi azzerato, i raccolti, con cali di produzione che vanno dal 40% per le pesche e nettarine fino al 90% per le ciliegie e kiwi rispetto ad un'annata normale. Non stanno meglio le pere, colpite anche le albicocche. La frutta in primis, ma anche ortaggi e grandi colture, hanno risentito del meteo bizzarro che con grandine, fortunali e gelo non ha risparmiato nessuna provincia veneta. A lanciare l'allarme la Coldiretti del Polesine.